Giorgio, io poi ti seguo. No, va bene, allora cari amici vicini e lontani, lontani e vicini, anche più approssimati o meno, ci sono tanti nostri fedeli ascoltatori che sono sempre molto interessati a sentire la parola profetica di Pucciarelli. Eccoci qua di nuovo con l'amico Pucciarelli che dal lontano Otranto è venuto a trovarci qui a Roma. E perché? Perché vuole lasciare il suo messaggio ai nostri amici in relazione a un argomento che noi trattiamo, abbiamo trattato e continueremo a trattare, quello della manipolazione attraverso i media. Per cui la parola a Jean-Paul. Grazie Giorgio, io non sono profetico, sono un tuo subalterno, Sì, che sei sì. tu la colonna Sì. portante. Bene, e abbiamo introdotto un argomento abbastanza serio di cui vediamo gli sviluppi abbastanza deteriori negli ultimi tempi, che è la cosiddetta disinformazione o la selezione delle notizie. E Che poi peraltro nella storia del mondo c'è sempre c'è stata, sempre stata, ma io. ricordiamocelo bene, perché no, scusami se ti interrompo, perché è molto importante. Noi viviamo in un momento in cui ci sono molti apprendisti stregoni, di nati ieri, i quali prendono atto di una certa situazione e cominciano a raccontare storie, no? Cominciano a fantasticare di chissà quali teorie, quali complotti e quant'altro. La disinformazione è un'operazione costante di chi gestisce il potere. Si potrà fare una selezione fra i potenti nella storia, quelli più o meno umanisti o quelli più o meno tirannici, ma nella realtà il potere si rappresenta proprio dalla selezione delle informazioni verso i sottoposti. E questo lo dobbiamo dire. Tu adesso descrivi. C'è un piccolo manualetto scritto da un istituto spagnolo che afferma questo, che le agenzie di stampa internazionali e nazionali selezionano soltanto il 10% di tutto quello che avviene nel mondo. Ed è già tanto, se è il 10%. E lo selezionano, lo sottopongono ad un'altra selezione che poi viene data naturalmente ai giornali, alle varie testate e nelle testate televisive per appunto diffondere questo tipo di informazione, che è un'informazione limitatissima. Ma a prescindere da questo, io Se mi volevo. permetti ti interrompo di nuovo Sì. perché cogliamo l'occasione per dare delle informazioni consistenti e vere. Io ho partecipato fino a una decina di anni fa a molti convegni dedicati alle informazioni, soprattutto ai giornalisti, i giornalisti inviati di guerra soprattutto, i quali negli ultimi di questi convegni, in cui si parlava anche di inviati speciali e di corrispondenti di guerra, e la denuncia che emergeva in maniera consistente era appunto che i periodici, i media, stavano sempre di più eliminando questa figura professionale che era e continua a rimanere importantissima. Potremmo citare molte persone che sono stati autentici giornalisti proprio perché sono stati inviati speciali. E queste figure, che erano importantissime per il lettore, per cui doveva avere un'informazione, no? Erano importantissime perché? Perché scrivevano o dicevano, qualora fossero degli inviati di questa o quella televisione, quello che obiettivamente vedevano. Questa figura è quasi del tutto scomparsa ed è stata sostituita, come hai detto giustamente tu, da tre o quattro agenzie. I giornali si muovono esclusivamente su quello che comunicano queste agenzie. Lo dobbiamo dire perché la coscienza di questo fatto le persone non ce l'hanno, nemmeno i nostri amici. Anche perché diciamo che i giornali e molti emittenti, quasi tutte le emittenti televisive dell'Occidente, sono controllate da un potere finanziario, Esattamente. che sappiamo qual Che è. gestisce le agenzie di informazione. Quindi non aspettiamoci che il Corriere della Sera, ad esempio, possa svelare dei fatti che magari sono intravisti così da qualcuno, da qualche osservatore che sta sui teatri di guerra e potrebbero essere appunto rispecchiare il reale svolgimento dei fatti di guerra che non, per esempio non vengono riportati, come quello che sta avvenendo per esempio in Siria.
dove si va contro quella che è il regime legittimo di Assad, per trovare un insieme di situazioni che poi porteranno a che cosa? La caduta di Assad, come hanno fatto per altri leader di altri paesi, perché la Siria è fondamentale come passaggio tra l'Oriente e l'Occidente. E poi perché ci sono... Compreso l'apertura della Via della Seta, ricordiamoci bene, sì, la famosa che l'inizio della Via della Seta parte di lì, per cui è possibile raggiungere via terra la Cina dal Mediterraneo. Esatto. Se blocchi quella strada e costringi qualsiasi forma di comunicazione che va da quella militare a quella economico-finanziaria a seguire altre strade. Certo, ma poi volevo dire anche un'altra cosa, che oltre a questa selezione delle notizie, quindi questo controllo di tutto quanto avviene nel mondo è selezionatissimo per essere pubblicato così, non solo crea la disinformazione, ma crea anche, è uno strumento essenziale nella cosiddetta ingegneria del consenso, cioè la costruzione dell'opinione pubblica. L'opinione pubblica serve perché i cosiddetti regimi democratici, tra virgolette, sono quelli che hanno bisogno della legittimazione dell'opinione pubblica per poter agire, cioè l'azione del governo deve essere sempre legittimata dall'opinione pubblica. Voi pensate per esempio alla messa in scena del 9-11, cioè l'11 settembre, e le Torri Gemelle, il crollo dell'attentato, per fare che cosa? Per giustificare la guerra in Iraq, no? E tutta la sequenza delle guerre che hanno coinvolto il mondo arabo, E sappiate per esempio la teoria dei pretesti, a cominciare dal 1898 con la guerra ispano-americana, l'affondamento del Maine, no? Per fare che cosa? Per fare la guerra ispano-americana e portare non soltanto il tabacco negli Stati Uniti, ma anche la canna da zucchero, e poi avere il via libera per la costruzione del canale di Panama, che avrebbe aperto l'espansionismo americano nel Sud Pacifico. Bene, entrando in conflitto anche con il grande oppositore che si poneva nel Pacifico, cioè il Giappone, poi diventato appunto uno dei principali antagonisti degli Stati Uniti. Sappiate per esempio l'incidente del Tonchino, ecco, vedete, cioè l'azione del governo deve essere sempre legittimata dall'opinione pubblica. L'opinione pubblica... Da quello che appare come opinione pubblica, ricordiamocelo bene, perché il consenso di su, ad esempio, su Strenzi, perché io prima lo chiamavo l'idiota, invece il nome sta molto Strenzi. Meglio come Strenzi. Strenzi, sì, è un consenso molto, come molto guidato. Fossi Strenzi. Sì. E allora c'era Roberto che voleva dire qualcosa. Ma quindi il casus belli è tipico dell'età moderna o anche dell'antichità c'era? Dell'antichità anche, sempre. Ma il casus belli c'è sempre, c'è una piccola differenza però. Il casus belli serve alla dirigenza degli Stati Uniti per dichiarare guerra senza dover passare attraverso il consenso del Parlamento americano. Allora dicevano è semplicemente per quella ragione. Attenzione, c'è anche un'altra. Anzi, no, ti dirò di più. Diciamolo le cose fino in fondo. La conquista delle Hawaii, la trasformazione delle Hawaii in propaggine statunitense è stata fatta proprio appositamente per provocare il Giappone. Perché Pearl Harbor. Esattamente. Il Giappone, stupidamente, attaccando Pearl Harbor, ha attaccato il territorio degli Stati Uniti. Cosa che se avesse attaccato le Filippine, che non sono territorio degli Stati Uniti, non avrebbe dato la giustificazione a Roosevelt per entrare in guerra. Ecco, vedete? Quindi per convincere l'opinione pubblica. The great beast which must be tamed. Sono parole di Noam Chomsky, uomo del potere ebreo, il quale propone da anni una critica verso l'establishment degli Stati Uniti, cioè anche perché... La grande attenzione che tutte le decisioni del governo americano, della Casa Bianca, che hanno naturalmente una direttiva superiore, sono decisioni che gran parte della popolazione americana non condivide, e quindi ci vuole quella parte di critica e ci vuole qualcuno che si renda portavoce di questa critica, ed ecco, certo. Noam Chomsky si chiama nel metodo, e quindi anche nel metodo dell'informazione, perché anche questa è informazione, si chiama la cosiddetta controlled opposition, l'opposizione controllata.
Io ritengo, per esempio, che qui in Italia ci sia da tempo, col Movimento 5 Stelle, proprio chi fa questa opposizione controllata. Cioè, è uno che critica l'andamento del governo, l'andamento della maggioranza, e naturalmente si vuole rendere portavoce di gran parte dei cittadini. Ma per fare che cosa? Perché l'affermazione del potere non avviene se il potere non ha un antagonista o non ha una critica. Se invece ha una critica, eccolo lì che con questa critica si riesce a dare una base anche alla costruzione dell'opinione pubblica, che poi dovrà legittimare le cose del governo. Ad esempio, vedete gli ultimi svolgimenti della votazione sia al Senato che alla Camera per quanto riguarda la coppia, no? L'adozione delle coppie. La teoria gender, eccetera, tutte queste cose. No, appunto per affermare poi che cosa? Per portare la società italiana come quella europea al disfacimento totale. E vedete anche con queste immigrazioni. Vedete, ecco, altre cose premianti. È un film che si chiama... Ha ricevuto il premio l'Orso d'Oro a Berlino, Foca a mare, del regista Gianfranco Rosi. Questo Foca a mare che cosa fa? Sottolinea e evidenzia in un linguaggio cinematografico documentaristico tutte le tragedie che si svolgono nel Mar Mediterraneo con questi africani che vengono sui canotti e vengono qua, vengono portati da questi filibustieri che sono pagati appunto per metterli su queste barcacce e farli venire qui in Europa e soprattutto in Italia, e ha ottenuto il plauso questo film, e ha preso l'Orso d'Oro appunto per quello che è il messaggio che vuole portare alla popolazione italiana ed europea, che è quello di tollerare queste migrazioni. E questo è importante, no? Dal punto di vista della... Io vorrei fare un'aggiunta, tu prosegui, esaurisci il tuo concetto, poi il concetto è questo, cioè tutto questo fa parte della cosiddetta costruzione dell'opinione pubblica. La costruzione dell'opinione pubblica è quella appunto a quale si riferiva Noam Chomsky, per cui tutti i regimi democratici o cosiddetti plutodemocratici, le democrazie plutocratiche, come venivano chiamati da un personaggio del passato, non diciamo chi era. Ma non era solo lui. Non era solo lui, c'era molti altri. C'era tutto l'establishment culturale che aveva individuato la reale potenza, appunto, la reale della potenza plutocrazia. Che è quella che poi ti emette il denaro, ti dà il denaro, come col sistema rothschildiano della Federal Reserve e della BCE, per parlarci chiaro. Bene. Arriviamo anche a stabilire nella costruzione dell'opinione pubblica altri strumenti di invenzione tipicamente americana, come ad esempio l'ISIS. Noi sappiamo che l'ISIS, questo non lo dico io, ma l'ho detto molti altri, che l'ISIS ma ormai è una creatura, è una coscienza comune, è una creatura dei servizi segreti americani e della CIA. Quindi il terrorismo svolge un compito essenziale nella costruzione dell'opinione pubblica, perché si rifà al concetto del timore, della paura. Quindi, di più anche il terrore, più questa sceneggiata dell'ISIS alle quali io non credo. Vorrei tornare leggermente indietro a quello che avevi detto tu, perché è importantissimo. Vorrei invitare i nostri amici a due considerazioni che sono esattamente identiche a quelle relative alla caduta delle Torri Gemelle, no? Le Torri Gemelle sono cadute, dicono, no? Perché un aereo ha impattato in cima alla torre, e quel poco cherosene che c'era nell'aereo, che è un quantitativo irrisorio, no? Ha fatto fondere tonnellate di ferro, cosa che nemmeno nelle grandi battaglie dell'ultima guerra, come ci ricordava un noto matematico che ci segue, con la battaglia di Kursk, dove praticamente si sono scontrati due titanici eserciti. tonnellate di acciaio, sì. Ecco, allora, che sono rimaste lì, credo che siano ancora lì, quelle tonnellate, sono così. Come lo sono a El Alamein, dillo. Dicevo, molti ignorano che le torri crollate non sono due ma tre. No, vabbè, quello è un'altra cosa. La Torre 7 sarebbe crollata soltanto perché colpita dai detriti dell'altra. Sì, appunto. La terza è ridicolo. Ma sì. A questo proposito, per fare una parentesi su quanto nella ha detto Giorgio... Nella terza c'erano tutte le apparecchiature per fare la sceneggiata. Ci sono documenti ben precisi,
filmati e documenti scritti e documenti raccolti di testimonianze da parte di chi ha soccorso, appunto le squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco, che nell'11 settembre, questo filmato che io ho e conservo ancora, dove si vede che l'11 settembre, quando arriva il primo aereo che colpisce la torre a nord, sì. Si vede chiaramente che questo aereo non aveva finestre, quindi era la ricostruzione di un missile, certo, o di uno sparamissili con delle ali messe per farlo sembrare un DC-8-19, un aereo di linea, insomma. E si vede chiaramente, prima di impattare contro la parete del grattacielo, che c'è una esplosione sulla punta. Certo. Cioè si lancia un proiettile, che è un missile, che deve fare esplodere tutto quanto. La stessa cosa succede dall'altra parte, quando arriva quell'altro aereo, che è anche quello un aereo camuffato, cioè un missile camuffato d'aereo. E poi non ci si chiede come ha fatto quell'aereo 747 a entrare dentro il Pentagono, sparire dentro il Pentagono. Esattamente. Vai. Vabbè, è chiaro, ci sono molte incongruenze nella versione ufficiale, che sono tutte illustrate abbondantemente da libri tipo quello di Giulietto Chiesa o di... Ma dai film. Anche di Verdi di Mazzucco, no? Esattamente, 4 ore, un film di quello 4 ore. Quello che però la gente si domanda è come hanno potuto, essendo... se si fosse trattato di una false flag, essendo necessario mettere al corrente della realtà tutti i partecipanti, come hanno potuto mantenere il segreto tacitando tutta la gente che sapeva? Ma sì, anche, te lo spiego io perché. Innanzitutto mettendo subito, a cosa serviva l'11 settembre? C'è tutta la messa in scena di chi va a informare il presidente Bush, il cretino, no? Il quale si sente così autorizzato ad attaccare Saddam Hussein, no? Questa era la sostanza. Ma quello che poi avviene è tutta una sorta di propaganda fatta anche attraverso interviste, filmati che sono stati fatti negli Stati Uniti, che sono stati poi riportati qui in Italia, ripresi da, per esempio da Porta a Porta, da questi principali talk show, dove si diceva che gli americani vogliono applicare il concetto, che è un concetto tipicamente americano, che tutto quello che è avvenuto, come il famoso Ground Zero, no? Cioè l'abbattimento di questi due... L'annullamento. Perché lì a Ground Zero c'è stato proprio niente. Ground Zero. C'è la fusione di tonnellate di acciaio. Sono morti 3.700 erotte persone e la gente vuole dimenticare. Tirando fuori il solito concetto del businessman americano, che adesso fammi finire questo se non dimentico, che dice che la direzione deve essere sempre avanti, perché non c'è niente da vedere che dobbiamo ricordare indietro, quindi nel dimenticatoio. Ma perché nel dimenticatoio? Perché le testimonianze che sono sorte e che hanno dato appunto i firefighters, cioè i pompieri che erano intervenuti, hanno parlato di collocazione ad ogni piano dei 70-80 che erano di queste, delle cosiddette demolition charges, che dovevano esplodere in forma cronologica, e sono quelle utilizzate per la demolizione degli edifici che devono essere demoliti, certo, con tutte le attenzioni e le cure. E quindi hanno visto che facendo ogni piano saltava, pum, 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 perché certo, c'erano queste cariche di demolizione, esplosivi, che facevano cronologicamente, gradualmente saltare tutti i piani fino ad arrivare all'ultimo. Questo secondo la verticalizzazione di Le Corbusier, eccetera, eccetera, perché in America sono tutti, nelle grandi città americane, sono tutti grattacieli, insomma. Ecco, va bene, vai. Mario, questo lo sappiamo. L'obiezione era un'altra. Dato che nella messa in scena hanno sicuramente dovuto partecipare un numero ingente di personaggi, come hanno fatto a tacitare tutti questi? Con ricatto. Il numero è veramente ingente? Sì. Cioè, secondo me c'erano almeno 1.000 persone per mettere in piedi. Sì, ma guarda, c'è stato anche una delle... Tutti quelli che hanno messo le cariche? Tutti quelli che hanno messo le cariche piano dopo piano? C'è stato anche ricatto. Ho scritto un paio di saggi a questo proposito.
e hanno anche detto che molti, anche queste sono delle curiosità e delle cose che sono state dette prima ancora che succedesse l'attacco terroristico, che molti ben informati, soprattutto giudei, avevano raccomandato i loro colleghi di non andare, lavorato, di non andare il giorno 11 settembre perché infatti, ci sarebbe stato qualcosa che non avrebbe. Ma infatti lo sappiamo. Allora io però vorrei soffermarmi, come stiamo parlando di informazione, dobbiamo soffermarci sulle tecniche informative e di disinformazione. Allora vorrei soffermarmi su un punto essenziale. Noi abbiamo parlato, anzi tu hai parlato prima, di questi migranti. Allora, due considerazioni. La prima è che le apparecchiature di avvistamento che abbiamo in Italia e in tutta Europa sul Mediterraneo sono tali da poter bloccare un razzo che arriva a velocità stratosferiche, no? Ma quello viene bloccato con la precisione di mezzo centimetro. Allora, invece questi barconi che contengono mediamente 150, 200, 300 persone e che secondo loro partono dalle coste africane, non vengono identificati, non vengono visti. Dirò di più, invito i nostri amici di guardare bene i filmati che vengono fatti di questi migranti. I filmati prendono sempre dei gommoni strapieni fino all'inverosimile di questi migranti e li riprendono mentre stanno per sbarcare. Non ho mai visto che qualcuno da qualche aereo, da qualche elicottero li abbia presi mentre stanno nel cuore del Mediterraneo, che non è una cosa facile. Non è una cosa facile, ecco. No, perché ci sono delle correnti, soprattutto dopo, non solo correnti, dopo Pantelleria, quel Focambare, il film che ha preso l'Orso d'Oro a Berlino, il premio Orso d'Oro a Berlino di Gianfranco Rosi, è proprio ambientato a Pantelleria. E difatti nelle correnti di Pantelleria sono quelle che dopo a indirizzarsi poi verso il canale di Sicilia su e sono quelli più pericolosi. Certamente. E difatti sono lì dove avvengono dei disastri. Adesso che dico sono morti qua i bambini, sono morti, noi non abbiamo le precisioni, ma tutto questo serve. Oltre a povera gente, chiaramente si dice povera gente, ma non lo sai. Che questa gente. Non lo sai se sono morti. Non sappiamo se ci sono i bambini morti. Noi abbiamo visto una fotografia strappacuore di un povero bambino morto. Guardando bene, dettagliatamente, può anche darsi che ci sia stato un bambino morto, ma è molto probabile che sia stato un pupazzo. Certo, sono tante invenzioni, ma bisogna dire anche questo, che fa parte anche della diffusione della creazione dell'opinione pubblica, la costruzione dell'opinione pubblica, cioè innanzitutto suscitare il pietismo, no? O poverini qua, accogliamoli. Certamente. Poi, secondariamente, fare che cosa? Portare avanti quello che è un discorso che non fanno altre nazioni dell'Unione Europea come l'Austria e l'Ungheria, che hanno chiuso proprio le frontiere. La Slovacchia, ma loro hanno altre situazioni. Ecco, l'Italia invece è la prima porta che si apre. Ma perché tutta? Guardate che tutti questi gente di colore, questa gente africana, sia del Nord Africa che dell'Africa subsahariana, eccetera, che del il Maghreb no, è toccato in minima parte, perché già si sono rivolti verso la Francia, vi ricordate, Algeria, Tunisia, certamente. Sono anche francofoni. Ma tutto questo avviene perché un preciso piano di svolgimento che poi prende le direttive da quello che era il pensiero di Richard Kunenov Kalergi, il quale dice nel suo saggio, in quel saggio che ha scritto, in un piccolo saggio e non in quello più importante relativo, esatto, che il quale auspica nella esecuzione di un piano di governo globale, auspica che l'Europa diventi africana. Allora, questo piano che cosa? È già in atto questo piano, ma da molti anni. Perché ricordatevi che il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale sono i primi finanziatori degli stati dell'Africa subsahariana, di molti stati dell'Africa stessa,
e sono i principali creditori di questi stati. Quindi uno Stato che è debitore nei confronti di questi organismi internazionali, poi tutti sotto le mani della finanza, dell'elite finanziaria, no? Sono quelli che provvedono a dire, attraverso dei dittatori che vengono posti lì da politici conniventi con questa finanza, sono quelli che poi devono fare emigrare questa gente che sta lì, perché ricordatevi che tutti questi migranti stanno bene al loro paese, ci vorrebbero stare, ma vengono mandati qua. Vediamo anche come sono vestiti, sono vestiti bene, ecco. Molti sono molto acculturati, parlano benissimo le lingue. Allora, è un'operazione, come dicevo prima, di altro tipo. Io vorrei, quello che mi interessa, scusami se intervengo, sì, perché qui il punto è essenziale, e anche dal punto di vista dell'organizzazione del consenso, come hai detto tu, no? Sì. Allora, la costruzione del consenso. Sì, ma anche dell'organizzazione. Sì, sì. Io tempo fa lessi in un opuscoletto parrocchiano una frase che mi ha molto colpito. Un prete scriveva, in occasione della Pasqua, scriveva: Gesù è realmente risorto. Allora, se noi andiamo a scomporre questa frase, ci chiediamo che significato ha. Cioè, allora, Gesù è risorto o non è risorto? Cosa significa che è realmente risorto? Cosa significa risorgere, no? E rifacciamoci un'altra cosa ancora: dove è nato il mito della risurrezione? Se lo vogliamo riferire ai santi evangeli, c'è scritto che alcune donne, recandosi al cimitero, no? Hanno trovato il sepolcro aperto. Questo è quello, oltretutto, quello che raccontano i Vangeli. In alcuni degli Evangeli, perché altri non ci perdono nemmeno il tempo. Dopodiché, chiuso quello, c'è un'altra parentesi: come dovevano dire che il Cristo era realmente risorto? Allora chiedo ai nostri amici, cioè ai nostri amici preti, che cosa significa la parola realmente, in che termini realmente? Perché se il termine è razionalista positivista, una cosa è reale come questo perché io la posso toccare. Ma allora chi l'ha visto Gesù Cristo mentre risorgeva? È probabilmente il guardiano del cimitero, evidentemente, no? Il famoso Giuseppe di Arimatea, perché poi quando dice sì, sì, l'ha detto Giuseppe di Arimatea, ah cazzo, ce l'ha detto lui, sì, cazzo, sì. Allora, lui sì che se ne intende, no? Ecco. Dunque, dopodiché, no, fammi finire perché è bello, no? Perché dopo, in un secondo tempo, raccontano come Gesù sia apparso ai loro amici, ai suoi amici, i quali non avevano riconosciuto per niente. Allora, è lui o non è lui? Dice no, cambiava immagine, cambiava forma e cambiava espressione. Ma allora, era lui o non era lui? Allora, i suoi amici l'hanno ravvisato in altri, perché in quegli altri vedevano, qui c'è un aspetto mitico e molto importante, no? Certo. Che loro, illuminati, vedono Cristo negli altri, questo va bene, certo. Ma non che lui, siccome è risorto, un bel momento andava passeggiando, no? Certo. In un paesino lì, lo vedevano che passeggiava in quel paesino. Allora, questo è un meccanismo di comunicazione, volevo soffermarmi su questo aspetto, no? Il meccanismo di comunicazione che è truffaldino nella sua formulazione. Nasce truffaldino. Non può che essere nella sua formulazione, cioè è una formulazione esattamente come quello che appare dei poveri migranti. Dei poveri migranti noi sappiamo solo una cosa, che servono per far fare i soldi a organizzazioni delinquenziali che sono le cooperative comuniste, cattocomuniste e della Chiesa. Questo è il fatto, esatto, concreto. Esatto, ma anche, i soldi che questi ci girano con la scusa dei migranti, sì, ma sì. Poi i migranti sono pura immagine. Il migrante è una pura immagine. Io vorrei vedere una sola trasmissione dove si vede il migrante che parte, non si che vede. Sale sul gommone. Top e poi, siccome io ho fatto sci nautico e so cosa significa andare qualche contro le onde, qualche contro i marosi.
qualche cento metri fuori della costa, ecco, allora mi dicessero questi come stanno pigiati in 150-200 in un gommone dove ci si sta, se va bene, in 20. Ecco, ma devo raccontare, ma in alto mare, però, nel pieno Mediterraneo. Ecco, questo è successo, e dovete anche pensare a un fatto, no? Anche alla morte di Gheddafi. Sappiate che tutti i barconi, i gommoni, dei famosi scafisti, chiamiamoli così, ecco, erano bloccati quando c'era Gheddafi. Quando c'era Gheddafi, che poi Gheddafi è stato fatto fuori anche per un'altra cosa, non soltanto perché voleva creare la moneta unica africana, ma voleva fare anche l'acquedotto, oltretutto. Voleva fare l'acquedotto, e poi evidentemente era quello che teneva a bada tutta una certa situazione. Certamente. Perché tutti questi partono dalla Libia. Certamente. Poi sappiamo che c'è un'altra partenza di migranti dalla Siria per via della guerra. E sappiamo anche qual è poi l'antagonismo tra la Federazione Russa e l'Ucraina per le note questioni economiche e di partecipazione dell'Ucraina all'Unione Europea volute da Georg Soros, certamente, che là da parecchio tempo e anche gira su certamente. Ma il discorso nasce anche perché va molto indietro nel tempo, perché questo discorso delle migrazioni, oltre al fatto ribadito e voluto da Kudenov Kalergi, era in un principio stabilito da Cecil Rhodes, che era quello, il proprietario, che divenne proprietario ricchissimo delle miniere di diamanti sudafricane. Nella Rhodesia, non a caso. Nella Rhodesia, non a caso, ed anche delle miniere d'oro. E fu sempre finanziato dai Rothschild. Finì la sua vita a 49 anni, lasciò un testamento dove lasciava tutto ai Rothschild. E qui il grande impero britannico si dovette avvalere di quella che era l'apporto della banca, l'apporto finanziario della banca Rothschild, che poi hanno creato tutto quel sistema di emissione monetaria che rispecchiava il sistema della Bank of England 1694 e che poi è diventato negli Stati Uniti quello della Federal Reserve, nonostante tutte le opposizioni di Thomas Jefferson, di teoriche, molto teoriche. Eh no, l'avevano scritto Thomas Jefferson. Buona. Aveva addirittura buona. Aveva addirittura scritto che avere una banca centrale che mette moneta posseduta dai privati equivale ad avere tra le mura domestiche un esercito nemico. E allora? Punto basta. Vabbè, l'ha scritto. E poi la Federal Reserve. Era un uomo politico. Cosa ha fatto? Vabbè. Per opporsi alle cagche. Insomma, è chiaro che qualcosa di scritto l'ha lasciato, ma considerate anche tutti quelli che sono i presidenti americani morti, ammazzati, a cominciare da Abraham Lincoln, per passare poi a Garfield, per passare poi a McKinley. Ricordiamoci che Garfield era un seguace diretto, amico personale di Lincoln. Sì, sì, sì. Quindi... Ma perché è morto Lincoln? Per questioni monetarie. Sappiate che i Rothschild finanziavano attraverso dei loro agenti, come Thomas Lamont, finanziavano il Nord durante la guerra di secessione 1861-1865, mentre altri agenti Rothschild finanziavano il sud, cioè gli Erlangers. Bene? E queste sono cose note, insomma. Ma poi sappiate, per esempio, la fine che ha fatto JFK, John Fitzgerald Kennedy, no? Per avere provato a mettere il silver per aver standard. Detto, aver fatto delle dichiarazioni prima ancora creare la moneta di Stato. Sì, dove si rivolge, dove anche nell'ultimo discorso che ha fatto, che sarebbe quello che gli è poi costato la vita a Dallas, c'era tutta una cospirazione. Allora c'è qualcuno, vedete, anche in Accademia della Libertà si sente qualcuno, dice, ma io non vorrei essere complottista, scambiato per complottista, non vorrei essere scambiato per cospirazionista, eccetera. Ma purtroppo la cospirazione è in atto da più di un secolo. Ma di più, ma di classi ancora dirigenti, di più. Quindi, comunque per definizione non si può non affermare che tutto quello che noi stiamo vivendo adesso, con le varie crisi, con questi governi fantocci che obbediscono a questo potere superiore che viene dall'altra parte dell'Atlantico, ma vedete tutti questi presidenti come sono solerti nel comunicare alla popolazione, come ha fatto anche il presidente Mattarella, nel comunicare il solito monito che oramai è diventato di comune. Cioè noi in Italia
non dobbiamo pensare con la nostra testa, ma dobbiamo soltanto accettare quello che, per esempio, è un dogma. Perché dobbiamo accettare il dogma? Il dogma, dico una parola forse un po' pesantina, il dogma dell'olocausto ebraico, e dobbiamo combattere l'antisemitismo. Cioè, sono parole di Giorgio Napolitano, ancora del primo presidente che precedeva Mattarella, il quale ordina addirittura stroncare sul nascere ogni rigurgito di antisemitismo e di negazionismo. Ciò vuol dire che io col mio cervello non posso pensare, non posso fare delle ricerche, magari vedere che proprio così come ci ha detto, come ci racconta la storia dei vincitori, non è accaduto. E devo rilevare, devo rilevare una contraddizione importantissima che rende paradossale. Se una verità è verità, non ha bisogno di una legge per essere garantita. Se una menzogna è menzogna e non è verità, ecco che ha bisogno di una legge perché venga considerata verità. Bene? Allora, da questo punto di vista vorrei sottolineare questo aspetto fondamentale. Tu l'hai accennato, però non dobbiamo concludere. Questo anche fa parte della disinformazione, perché questo vuol dire costruzione dell'opinione pubblica e disinformare continuamente i propri concittadini, le masse. C'è un ultimo argomento che volevo trattare, ma quello del socialismo, sempre legato alla costruzione del consenso. Sì, fammi finire su questo concetto. Basta una dogmatizzazione per creare una situazione di sudditanza psicologica. Non c'è bisogno che io imponga sotto forma di dogma tutto quello che viene detto automaticamente in televisione. Basta una sola. Adesso noi abbiamo capito perfettamente che la dogmatizzazione del cosiddetto olocausto, nome inventato, ricordiamoci bene, negli anni 70, perché prima non c'era, sono concetti che sono stati elaborati quando si trattava di creare un sistema di potere molto cogente, e che coincide esattamente con i processi di dogmatizzazione che ha fatto la Chiesa nel proseguo di tempo, dal primo concilio di Efeso in poi, che è stato una costante operazione di dogmatizzazione. E ogni volta che tu dogmatizzavi una cosa, automaticamente creavi un sistema di credenze e di esclusioni. Guardate che poi c'è un altro orientamento anche delle cosiddette società segrete, e soprattutto delle logge massoniche inglesi, italiane, francesi, eccetera, le quali sono controllate da una loggia massonica ebraica che si chiama B'nai B'rit, la quale, come fondamento proprio del principio di esoterismo, quindi di ricerca interiore che propone la massoneria, esclude il dogma. Certamente, anzi, perché l'esoterismo è qualcosa che non deve per forza di cose escludere il dogma, cioè non siamo più tra fede e ragione, siamo soltanto sull'iperrazionalismo. Però per quanto riguarda questa cosa, questa B'nai B'rit, cioè l'olodogma, lì non si transige, lì deve essere un dogma, certamente, perché non c'è possibilità. Anzi, se uno fa delle ricerche, abbiamo visto i casi di Forison, abbiamo visto i casi di David Cole, no, quell'ebreo che è andato a fare l'indagine direttamente in loco e poi ha dovuto ritrattare, ma non so se ha ritrattato, è stato posto in fin di vita perché ha preso un sacco di botte quando è ritornato. Sì, nominato, sì. Vediamo il caso per esempio dello Forison a Teramo, no? Giusto? Certamente. E poi di molti altri, vediamo Ernest Zundel per esempio, vediamo David Irving e tutta una serie di personaggi che sono citati in un ottimo libro di Carlo Mattogno, se non sbaglio, giusto? Sì, signore. Anche sì. Di Carlo Mattogno, che è di ben 4.000 pagine, che si può consultare. Insomma. Silvia Stolz, avvocato. La Silvia Stolz e tanti altri. Vabbè, ma a parte questo, non rimaniamo. Stolz è un caso particolare di un avvocato che si è stato carcerato per aver difeso il suo cliente. Sì, esatto. Il suo cliente. Esatto. Ma a parte questo, vedete, allora c'è tutto anche un sistema di giurisprudenza. E purtroppo, e questo avviene in Germania, perché la Germania ormai
è un paese che è posto nelle mani di chi lo ha diviso, secondo il criterio divide et impera, ed oggi è sotto l'attacco continuo di queste migrazioni, soprattutto dai paesi arabi, perché addirittura ci sono degli arabi i quali stanno prendendo proprio piede in varie zone delle principali città e sono quelli che addirittura prevalgono e che si sono ripromessi di sposare oppure di prendere delle donne tedesche per farle poi convertire all'Islam. Questo sotto i grandi auspici della signora Merkel, che non si chiama Merkel, ma si chiama Merkel, Merkel, che è un nome ebraico, la quale ha preso recentemente il premio Kudenov Kalergi. Lo sapevate questo, che c'è un premio Kudenov Kalergi? Se lo devono dare tra di loro, se lo inventano, se lo... quello che mi interessa sottolineare, direi a chiusura di questo discorso, è che c'è una perennità di interventi del potere sotto forma, ovviamente la più disparata, ma io mi riferisco soprattutto al dogma, no? Oggi stiamo assistendo a un'operazione dai risvolti religiosi molto chiari. Così come il cristianesimo in alcuni suoi momenti, in alcune sue fasi, ha contrapposto il Cristo al popolo ebraico, parlando del cristianesimo in riferimento al giudaismo in ogni caso, che c'è un cristianesimo di diretta derivazione del pensiero neoplatonico, che è un'altra cosa. Questo cristianesimo ha sostituito appunto il concetto, no, che gli ebrei sono una razza eletta, figli diretti di Dio, e l'ha sostituito con questa operazione, ha detto no, i veri figli di Dio sono quelli che seguono il Cristo, senza bisogno di essere nati ebrei. Ora l'operazione si sta ribaltando, infatti l'operazione Olocausto, come dice il nome stesso, è che appunto il popolo ebraico avrebbe sostituito il Cristo, no, in questa operazione olocaustica, in quanto il popolo ebraico è stato sacrificato, così come il Cristo è stato sacrificato sulla croce, no, per la salvezza dell'intera razza umana. L'operazione è un'operazione molto sottile, che è stata elaborata una cinquantina di anni fa, anche con quella famosa frase, no, di che ha detto quell'intellettuale ebreo, che ha detto dopo Auschwitz tutto è diverso, e infatti sì, dopo l'invenzione di Auschwitz l'operazione va avanti sistematicamente in quella direzione. Sì, la Chiesa evidentemente si è piegata, si sta piegando, perché non vedo che dalla parte della Chiesa, esatto, ci sia qualcuno che reagisca nei confronti, sì, di questa operazione di scalzamento. Esatto, ma la Chiesa ha trovato l'opposizione di Pio XII, Papa Pascelli, quando era nunzio apostolico in Germania, aveva posto aveva sottolineato l'atteggiamento che avevano appunto il potere ebraico, soprattutto durante la Repubblica di Weimar in Germania, nel ridicolizzare la figura di Cristo e di considerarlo appunto quello che era un impostore. E hanno sempre fatto così, fino a quando poi non c'è stata nel dopoguerra, non c'è stata una presa di posizione da parte di Papa Pacelli, che pare anche lui abbia fatto una fine misteriosa nel 58. Cioè, beh, relativamente. Perché queste sono voci che circolano, è stata fotografata. Questi sono voci che circolano dagli Stati Uniti, con testuali documenti, dove parlano che il sostituto, cioè il successore, non sostituto, il successore Giovanni Paolo XXIII, era un membro del 33° grado della massoneria, per questo avrebbe poi instaurato il Concilio Vaticano Ecumenico II. Ecco, ho detto una grossa, questo viene riportato in un documento filmato che proviene dagli Stati Uniti d'America. Ma questo sarebbe appunto l'origine della diceria relativa al Papa Buono. Dopodiché penso che quello che dovevamo dire abbiamo detto, cioè sulla costruzione dell'opinione pubblica, io vorrei anche sottolineare in due parole quello che è stato un grande equivoco nel ritenere il socialismo e il socialismo reale
un movimento che fosse, che rappresentasse il sostegno, quindi il vantaggio dei lavoratori, dei dipendenti, no? Degli contadini, operai, cioè il cosiddetto proletariato. Mentre invece questo socialismo, come ad esempio il socialismo fabiano da Quinto Fabio Massimo, no? Il puntato, il graduale, il coniuge web in Germania, eccetera. Fabian Society. È la Fabian Society che ha creato poi la società nell'estremizzazione di questo socialismo poi diventato comunismo, nella collettivizzazione della società russa, per eliminare un concorrente, perché lo zar aveva tutti, aveva petrolio, aveva gas, e quindi gli Stati Uniti in America non avrebbero tollerato questo concorrente. La stessa cosa si ripete sistematicamente oggi, perché quello che stai dicendo adesso tu è vero. Quindi, ma non tanto il socialismo, quindi, e qui entra in campo anche un altro ebreo che si chiamava Karl Mordecai Marx, il quale è stato pagato dalla League of the Just Men, di derivazione Illuminati, per scrivere il manifesto del comunismo insieme a Engels e il Capitale. Allora, il socialismo non è tanto per il vantaggio e il sostegno delle masse, questo l'abbiamo capito, perché dove è finito il socialismo e il comunismo? Ma per il controllo delle masse. Il socialismo serve per il controllo, si è servito per il controllo delle masse, non per il favore e il sostegno delle masse. E che cosa? Questo l'ho detto circa un paio di mesi fa, quando ho fatto un'ultima chiacchierata con Ubaldo. Che cosa sta avvenendo adesso, piano piano, con altri mezzi e naturalmente in altre situazioni temporali? Ma sta avvenendo la sovietizzazione dell'Europa, guardate bene, riflettete bene. Tra cui l'operazione transgender. Ecco, ma è in atto il genocidio della società europea, ma non vedete, qui tra poco siamo tutti mischiati. Qui non c'è più nulla, vabbè, io ho finito, grazie. Ciò non toglie che alla base del socialismo vi siano le legittime aspirazioni di giustizia sociale, ovviamente, certamente, di pensatori ai quali bisogna... Di poveri illusi, no. Di poveri illusi. Beh, fra questi ci metto il signor Pertini. No, lascia stare. Fra questi ci metto il signor Berlinguer. Ma io fra questi ci metto quel criminale che si chiamava Bambino Togliatti. No, ma punto e basta. Io parlo di livelli più alti. Buona. Io parlavo di Alessandro Mussolini. Sì, è arrivato un guardiano. Ok, arrivederci. Prego. Ci darò un momento.